service di Comillas. Ecco, c'erano più di 300 abitanti, adesso ne saranno 30, quindi insomma l'emigrazione lì ha segnato duro. E c'era l'emigrazione, sta sempre, nel senso con i bilanci delle famiglie, c'erano le remesse anche prima, molto prima. Lì addirittura c'è stata anche nella zona un'emigrazione molto qualificata, che erano i Kramars, che in realtà collegavano il porto di Venezia con il bacino del Danubio e si erano specializzati in spezie, no? Li chiamavano materialisti, e andavano a Praga, fino a Varsavia, fino a Budapest, e portavano le spezie a piedi o a cavallo. Una cosa che mi è rimasta anche impressa, quei primi soldi che ha mandato mio padre dalla Francia, e sono andato con la mamma in posta, ricordo quella mattina a prendere questi soldi, e davanti alla sportello della posta c'era una colonna di donne, le quali aspettavano le rimesse dei mariti. Sì. E con quei soldi ha comperato i primi vestiti belli e fini. La prima persona che ho visto emigrare era proprio mio padre, il quale mi ricordo benissimo ancora adesso, la sera prima di partire, siamo stati svegli tutta la notte con lui, e alla mattina la mamma è partita con la valigia, il papà sopra il gerlo, e l'ha accompagnato la corriera. Bisognava pagare tutto e la mamma non poteva, no? Darci tanti soldi, eravamo in due, e che andavamo a scuola, la Luciana era piccolina e non si poteva. Invece se lei, mio papà, avesse avuto la tessera di fascista, avrebbe avuto tutto gratis. Però le fedi, il rame ci hanno portato via tutto, il rame per far cannoni. Le fedi per lui, non so cosa ha fatto delle fedi. L'Italia è un bel paese, dice niente contro gli italiani, però diciamo abbiamo avuto solo, diciamo, miseria, si può dire, a quei tempi. Naturalmente oggigiorno è tutto differente, ma quando siamo arrivati noi dalla Francia, dalla nonna, non c'era né corrente elettrica, c'era ancora che si andava alla fontana coi secchi a prendere l'acqua. A 13 anni ero già a Mestre, servizio, 13 anni, servizio in una famiglia. Ci sono rimasta per 3 settimane, solo piangevo, mi sono anche rovesciata una pentola di acqua bollente per farmi male, che mi rimandassero a casa. Lì avevo preso la prima volta il treno e avrei dovuto andare a scuola ancora perché non avevo 14 anni. Poi sono ritornata a casa. A casa non stavo bene, perché il papà era di quei papà molto cattivi. In famiglia non... Quando lui era all'estero stavamo tutti bene, e se no, freddo, 3 stufe da accendere ogni mattina per poter avere un po' caldo. Comunque ci sembrava di avere così tanto posto per noi, stavamo bene ugualmente. Abbiamo preso i mobili di seconda mano e così è andata già bene.